Salve a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video. Scusatemi se in questo periodo non sono riuscita a pubblicare nessun video, ma siamo stati presi dal lavoro e non ho potuto dedicare il giusto tempo a creare un video di qualità e quindi ho preferito non pubblicare. Ma il tempo dell'attesa è finito e oggi arrivo con un video che potrebbe interessare a molti di voi. Si tratta appunto di analizzare modello per modello tutte le stazioni totali della serie S, dall'S6 fino ad arrivare all'S9. Le scelte e le combinazioni possono sembrare troppe e si può fare fatica a capirne le differenze, soprattutto se non si è strettamente a contatto con questo tipo di strumenti. Così ho deciso di raggrupparle ed evidenziare le caratteristiche di ogni strumento in modo tale da poterli comparare tra loro. Prima di tutto ci tengo a fare delle definizioni di alcune tecnologie della Trimble che magari non conoscete e quindi voglio spiegarvi. Se sapete già tutto potete passare direttamente all'inizio in cui vi spiego tutti i vari modelli. Partiamo con il primo termine, servo. Una stazione totale servo, quindi servo motorizzata, è una stazione totale tradizionale con l'aggiunta di alcune automazioni. Il più grande vantaggio di questa tecnologia rispetto a una stazione totale tradizionale è che durante un picchettamento la stazione totale calcola e punta automaticamente verso la posizione calcolata del punto selezionato. Inoltre lo strumento punterà automaticamente un target riflettente di riferimento per calcolare la sua posizione durante tutte le misurazioni per verificare il movimento dello strumento. Nello specifico questi strumenti della serie S possono essere aggiornati ad Outlook e robotica. La tecnologia Outlook consente alla stazione totale di agganciare e seguire automaticamente un prisma. Ciò significa che lo strumento si prende cura del puntamento e la posizione può essere aggiornata continuamente spostando il target. Questa tecnologia è particolarmente utile nei rilievi topografici ma anche in situazioni di scarsa visibilità. La conclusione è che questa tecnologia ci consente di risparmiare molto tempo. Robotica. Gli strumenti abilitati a robotica ti permettono di lavorare da solo, ovvero non hai bisogno che nessuno stia alla macchina perché puoi controllarla direttamente tu da remoto. Quindi tutte le attività verranno eseguite dall'asta con il prisma e il controller. La tecnologia Trimble DR. La tecnologia DR, ovvero Direct Reflex, riflesso diretto, consente la misurazione su quasi tutti i tipi di superficie. La gamma DR Standard, DR Plus e DR300+, varia in base alle condizioni del sito, polvere, luce, condizioni atmosferiche e del colore dell'oggetto che si sta misurando. Per esempio, gli oggetti scuri riflettono meno luce degli oggetti chiari. La tecnologia DR Plus, ovvero Direct Reflex Plus, ci permette di avere una portata ben maggiore e tempi di misurazione molto più rapidi. DRHP, ovvero Direct Reflex High Precision, ovvero, come dice la parola, ad alta precisione, ci consente di avere una maggiore precisione con il difetto che la portata con questa alta precisione è minore. Per farvi capire meglio, con il DR Plus si arriva fino a 1300 metri di portata, mentre con il DRHP solo 150. SurePoint, che è una tecnologia che assicura il puntamento e le misurazioni più accurati, correggendo attivamente i movimenti indesiderati, come per esempio il movimento causato dal vento, dall'affondamento del treppiede, oppure dall'utente che volontariamente toccandolo lo può spostare. La tecnologia FineLock, che ci consente di mirare i nostri bersagli senza interferenze, per esempio senza venire disturbati da altri prismi o da superfici riflettenti. L'autofocus, che imposta la messa a fuoco automatica per il puntamento manuale. Vision. La tecnologia Vision permette ai topografi di vedere, acquisire immagini con video in diretta dallo strumento. Vi spiego meglio, i topografi possono vedere tutto ciò che succede davanti allo strumento senza essere necessariamente lì. Ma la vera chicca è poter utilizzare i dati fotografici sovrapponendo i dati del rilievo sulle immagini, consentendo al topografo di documentare in modo efficiente caratteristiche che sono state esaminate. Partiamo ora con la storia degli strumenti. La primissima stazione totale della serie S, ovvero la Trimble S6, include Optic Carl Zeiss e la tecnologia MagDrive, un sistema ad azionamento diretto
che consente di montare i servomotori direttamente sull'asse verticale e sull'asse orizzontale, eliminando la necessità di ingranaggi aggiuntivi. L'S6 ha meno parti mobili dei suoi predecessori e della concorrenza, riducendo la necessità di costose riparazioni. Questi strumenti sono stati costruiti per durare, quindi sono molto solidi ed estremamente affidabili. Per quanto riguarda il mercato dei ricondizionati, il loro prezzo può variare dai 7.000 ai 9.000 euro. Considerate che in origine costavano 20.000 euro. Gli S6 della versione 1 sono disponibili nella versione servo, autolock e robotica. Intorno al 2010 l'S6 subisce degli aggiornamenti e Trimble fa uscire la versione 2. Uno di questi aggiornamenti è il DR Plus e la tecnologia Vision. La DR Plus ha rimpiazzato la tecnologia DR300+, raddoppiando la portata dello strumento e ottenendo tempi più rapidi di misurazione. Trimble ha ufficialmente fermato la produzione dell'S6 nel 2015 e ha rimpiazzato questo strumento con l'S5 e l'S7. La stazione totale S3 è stata introdotta nel 2010 come opzione economica per i topografi. Ci sono un paio di caratteristiche che separano l'S3 dall'S6 versione 2. Prima di tutto c'è l'Active Tracking, ovvero la tecnologia che permette alla stazione totale di seguire attivamente un prisma attivo, come può esserlo un prisma MT1000. Se l'opzione Active Tracking non è abilitata, l'S3 traccerà solamente i prismi passivi, il che non è un grosso problema se solitamente lavorate in zone ampie, come per esempio zone rurali, altrimenti è sempre possibile aggiungere l'opzione dopo, anche se noi lo sconsigliamo sempre perché diventa molto dispendioso. Un piccolo difetto che potrebbe non essere rilevante per molte persone è che la portata di un S3 è leggermente inferiore rispetto a un S6, ma parliamo comunque sempre di lunghe portate. L'S3 è disponibile nella versione servo, autolock e robotica. La stazione totale S7 è stata introdotta nel 2015 come parte di una nuova linea. Questa stazione, diciamocelo in faccia, è un rimpiazzo diretto della stazione S6. Sono comprese più precisioni e molti opzionali, come la tecnologia Vision, la tecnologia Locate to Protect, che serve sostanzialmente per trovare il vostro strumento in ogni momento, sapere dove è la sua posizione, come trova il mio iPhone, e lo scanning 3D. Attenzione che l'S7 è disponibile solamente nella versione robotica. Passiamo ora all'S8, introdotto nel 2007, ma anche lui ha ricevuto molti aggiornamenti nel 2010, tra cui l'autofocus, la tecnologia Vision, l'L to Protect, quindi il servizio trova il mio iPhone, la misura con il prisma ad alta precisione, la DRHP, la tecnologia FineLock e infine la precisione a mezzo secondo. La stazione totale S8 è stata incentrata sulla precisione nelle lunghe distanze e l'accuratezza dei risultati. Infatti solitamente viene utilizzata in ambiti in cui serve una precisione assoluta, come mi viene in mente nei monitoraggi dei pendii o nelle ferrovie dell'alta velocità. Parliamo ora della stazione totale DX, introdotta nel 2007, era essenzialmente un S6 con la funzione aggiuntiva di acquisire immagini e la scansione 3D. È stata disegnata per acquisire immagini, forme e dettagli e combinarle con precise coordinate XYZ, fornendo all'utente un quadro completo del progetto. A mio parere è stato davvero un balzo in avanti per la tecnologia di rilevamento, soprattutto pensando all'anno in cui è stata introdotta. La stazione non fornisce solamente punti su uno schermo, ma restituisce immagini georeferenziate. La stazione totale VX può creare immagini ortorettificate, ovvero senza deformazioni, molto utili, mi viene in mente, per i sistemi GIS. Piccola nota, questa stazione ha ricevuto qualche aggiornamento nel 2010. Passiamo ora all'ultima stazione totale, che è la stazione Trimble S9. Con questa stazione si sono sbizzarriti, ci sono più opzioni che quando vai all'IKEA per scegliere un cuscino. Infatti l'S9 è disponibile in almeno 10 configurazioni possibili. È stata introdotta nel 2015 rimpiazzando la stazione VX e la stazione S8 in entrambe le sue applicazioni, la precisione e la lunga portata. Bene ragazzi, il video di oggi termina qui.
Spero di aver illuminato il mondo della serie S, di aver tolto qualsiasi dubbio su queste stazioni totali. Se così non fosse, ricordate che potete scrivermi nei commenti. Ricordatevi che qua sotto in descrizione trovate tutti i contatti, sia per chiedere preventivi o semplicemente per farmi delle domande. A me fa sempre piacere aiutarvi e rispondervi. Fatemi sapere anche se questa tipologia di video può essere interessante e utile per voi. Noi invece ci vediamo al prossimo video. Ciao!